benvenuti ai nostri telespettatori ad una nuova puntata di 7 News Special, notizie dal territorio. Oggi ai nostri microfoni c'è Stefano Ronconi, il presidente del Motoclub Camerino. Buona giornata a tutti. Stefano, mi vuoi raccontare un po' la storia del vostro motoclub? Il Motoclub Camerino è un motoclub abbastanza storico, un motoclub nato nel 1951 che si è alternato in diversi tipi di competizione, quindi ha sempre alternato la strada, la pista, il fuoristrada. E a Camerino si è svolto un circuito cittadino dal 51 al 77, dove ha corso Giacomo Agostini, Renzo Pasolini, i più grandi campioni degli anni 60 e 70 e anche anni 50. E poi piano piano l'orientamento si è spostato, la passione si è spostata verso il fuoristrada con il fermo, diciamo, dei circuiti cittadini. In seguito a gravissimi incidenti sono stati fermati i circuiti cittadini, tra cui Camerino. Quindi la passione si è spostata nel fuoristrada e negli anni 80 si è iniziato a parlare della regolarità a Camerino, e che poi è diventata l'enduro. E tra questo intermezzo, diciamo, c'è stata una fiammata nel trial. E nel 92 c'è stato il mondiale di trial a Camerino, poi si è ripreso a fare l'enduro, negli ultimi 3 anni abbiamo fatto il trial e quest'anno affronteremo il campionato mondiale di regolarità d'epoca denominato Enduro Vintage Trophy 2024. Un sacco di belle iniziative quelle del Motoclub, ma 70 anni di storia del Motoclub di Camerino che possono, diciamo così, riassumersi in dei momenti di particolare orgoglio per voi partecipanti. Raccontacene qualcuno. Ma Camerino ha organizzato un po' di tutto nella sua storia, come abbiamo visto, dagli eventi prettamente sportivi, motociclistici, ma con delle uscite nelle motoslitte. Camerino ha organizzato un campionato di motoslitte, un campionato italiano di motoslitte a Madonna di Campiglio. Quindi forse nessuno lo sa, penso sia l'unico motoclub del centro Italia, delle Marche sicuro. E nei passati ha organizzato dei corsi ai cavalli, dei corsi di biciclette, delle cose molto molto bizzarre anche, che hanno tenuto sempre un grande interesse attorno a questo sodalizio nella città di Camerino. E Camerino è riconosciuta anche come città del motociclismo. Più volte siamo stati nei circuiti, siamo stati a delle gare e quando osservavano il logo del Motoclub Camerino molte volte abbiamo visto scene molto molto degli Amarcord, abbiamo assistito a degli Amarcord molto molto belli. E invece a livello di risultati? Beh, a livello di risultati, diciamo, ecco, oltre al mondiale che ti dicevo, nel 74 ci fu la 6 giorni di regolarità d'epoca con circa 250 piloti da tutto il mondo. Nel 1974 fu un vero e proprio evento. 50 anni dopo la Federazione Internazionale e la Federazione Motociclistica Italiana ci hanno fatto questo regalo, l'Enduro Vintage Trophy. Che cos'è l'Enduro Vintage Trophy? È il campionato del mondo di regolarità d'epoca a squadre. Quindi a Camerino correranno 430 piloti dal 4 al 7 settembre. Affronteranno diversi tipi di percorsi, diversi tipi di prove speciali e sarà un evento da non perdere per tutti gli appassionati di motori, ma anche per un vero e proprio evento che speriamo rimarrà nella storia del motociclismo nazionale ed internazionale. Allora, abbiamo spoilerato un po' quello che è l'evento principale di cui andremo a parlare nell'intervista di oggi, ovvero l'Enduro Vintage Trophy. Ma ti vorrei chiedere, perché questa passione per le moto vintage? La passione per il vintage è la passione per le moto con cui siamo cresciuti. Io ho ritrovato il mio Fantic Motor Caballero qualche anno fa per caso, dopo 37 anni che non lo vedevo. Quindi è una nostalgia, un ritorno a quei tempi, è la vera e propria passione. Gli anni 70, queste moto, questi motori così diversi, anche fragili, ma che fondono dal,
diciamo dal primo colpo d'acceleratore in fondo una passione diversa rispetto a una moto di adesso. Quindi ogni volta che a Camerino torna il vintage è festa per Camerino. Camerino ha sempre vissuto sull'onda emotiva della Sei Giorni del 74, per cui riproporremo questa gara ricordando 50 anni dopo e riavendo anche dei piloti del 74. Per noi è un grande orgoglio, una grande dimostrazione di passione, un grande lavoro. Ringrazio tutti i ragazzi del Moto Club Camerino che si stanno adoperando, oltre alla Federazione Italiana, e vivremo veramente dei momenti magici in quei giorni, dal 3 al 7 settembre, perché il 3 si avrà la cerimonia d'apertura alla Rocca Borgesca alle ore 19. E dal 4 sarà gara vera e propria, il giorno 4 ci sarà la prova di accelerazione, il giorno 5 e 6 le prove di regolarità con i fettucciati molto vicini a Camerino, al centro di Camerino, e con la prova speciale in linea che rimane un po' più decentrata. Quindi invito tutti gli sportivi, tutti gli amatori di motori a venire a Camerino in quei giorni. Abbiamo parlato di 430 partecipanti, quindi immagino che ci sia un regolamento particolarmente serrato e duro da rispettare. Un regolamento abbastanza articolato che prevede la partecipazione di, in origine prevedeva la partecipazione di 400 piloti. E viste le numerose richieste arrivate da tutto il mondo, perché avremo piloti australiani, piloti canadesi, piloti americani, e la Federazione Mondiale ha aperto a 430 piloti, quindi una grandissima soddisfazione in tutti questi anni che si è svolta la Vintage Trophy, non è mai successo un numero così alto di partecipanti. Beh, quindi abbiamo parlato tantissimi partecipanti, un evento che è già sold out da mesi, un evento quindi che si preannuncia essere un successo già dal numero di partecipanti. Abbiamo detto prima, quando ricordavi un po' la storia del motoclub, che c'è stato un interessamento alla sezione del fuoristrada. Questo forse perché il territorio di Camerino si presta particolarmente a delle gare di enduro. Sì, si presta particolarmente, diciamo dagli anni 70 in poi è iniziate le prime gare di regolarità, poi l'apice è stato toccato nel 1974 con la Sei Giorni, che è chiamata l'Olimpiade del motociclismo. Ma veniamo a una tradizione prettamente di circuito. Negli anni 50 e 60 l'attività predominante, oltre all'attività sociale di motoraduni, passeggiate, gincane, è stata proprio quella appunto del circuito. Il circuito è quello che ha scaldato, il circuito cittadino è quello che ha scaldato gli animi, diciamo, negli anni 50, 60 e primi anni 70. Ecco, poi si è passati al fuoristrada, dopo il 74 c'è stata un'invasione di moto a fuoristrada, perché tutti i bambini dell'epoca sono cresciuti poi sui sentieri. E ora torniamo dopo 50 anni a festeggiare e a omaggiare, diciamo, quella mitica Sei Giorni del 74 con l'Enduro Vintage Trophy. Dicevamo prima a telecamere spente che il percorso non è dato saperlo fino a 48 ore prima, quindi ci teniamo questo segreto, ma possiamo già anticipare qualcosa riguardo al fatto che appunto sarà un percorso particolarmente impervio. Sì, percorsi molto vari, percorsi che passano dal sottobosco morbido alla roccia, al sasso molto mosso, quindi percorsi molto tecnici, molto vari, con grandi panorami da vedere, quindi anche i piloti godranno di queste splendide vedute che abbiamo dalle nostre montagne. E sono ormai 10 mesi che lavoriamo sui percorsi con le operazioni di tracciatura. Diciamo, abbiamo avuto l'aiuto di tecnico federale, che ringrazio, Stefano Basseri, famoso pilota degli anni 90, un pilota molto vincente, per cui abbiamo avuto tutta la sua esperienza a disposizione. Lo staff federale ci è stato molto vicino anche nella scelta e nella selezione dei percorsi. Quindi speriamo che tutto vada per il meglio, e prima cosa che i piloti si divertano. La soddisfazione più grande nostra sarebbe vedere il divertimento dei piloti. Ecco.
Bene Stefano, non ci resta che ricordare ai nostri telespettatori l'appuntamento per l'Enduro Vintage Trophy del 2024 e niente, non ci resta che augurarci che i nostri telespettatori vengano a vedere questa importante competizione. Io me lo auguro, Camerino li aspetta a braccia aperte. Il 3 sera voglio ricordare la cerimonia apertura presso la Rocca Borgesca, il giorno 4 ci sarà la prima giornata di gara con la prova d'accelerazione a Camerino, il giorno 5-6 ci saranno le prove di regolarità, i giorni 5-6 ci saranno le prove di regolarità con le prove fettucciate e le prove in linea e il giorno 7 ci sarà la chiusura al crossodromo San Pacifico di San Severino con la prova di cross. Abbiamo ricordato tutti gli eventi, io ricordo ai nostri telespettatori che martedì 3 settembre dalle ore 19 noi saremo presenti a Camerino per la cerimonia di apertura e che quindi potranno seguire tutta la programmazione della serata presso la nostra emittente, canale 78 e sul web radiostudio7.net. Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi ai nostri microfoni, per aver divulgato un po' la passione per le moto, per l'enduro e per le moto vintage. È stato molto interessante parlare con te. Anche per me. Grazie a te, buona giornata a te e buona giornata a tutti. Grazie. Saluto i nostri telespettatori e ricordo di seguirci sui social per restare sempre aggiornati riguardo i nostri prossimi impegni e gli eventi che andremo a seguire. Da Lucrezia Coppa è tutto e io vi rimando al proseguo dei nostri programmi. Studio 7 TV.